frenata nella trattativa per l'ingresso di Raffaello Follieri nel pacchetto societario del Calcio Foggia 1920. Maria Assunta Pintus, AD della MAP Consulting, titolare al 50% della corporate che detiene l'80% delle quote societarie, ha comunicato il suo veto sull'offerta che l'imprenditore ha formulato per rilevare le quote del presidente Fellec e della D Rossonero Pelusi. Lo ha fatto non esercitando il diritto di prelazione, ma affidandosi alla clausola di mancato gradimento, una decisione ufficializzata nella serata di domenica in una nota in cui la Pintus dichiara di essere interessata a rilevare le partecipazioni di Fellec e Pelusi anche per metterle a disposizione di eventuali imprenditori e tifosi interessati, ma di non poter prendere in considerazione le proposte inviate per l'acquisto delle quote societarie, facendo valere il diritto di prelazione previsto dagli statuti sociali. Parole che confermano le perplessità sull'offerta di Follieri e sulla sua reale forza economica. La società Follieri Capital Limited, precisa la Pintus, non ha formulato offerte irrevocabili di acquisto, ma mere proposte di acquisizione. Nel mirino anche il comportamento del socio Felleca, da tempo ho chiesto di dare evidenze delle verifiche che sulla stampa asseriva di aver effettuato sulla solidità del gruppo Follieri, spiega la Pintus, ma sul punto ad oggi non c'è nessun concreto riscontro. Fino alle garanzie, da soli o con altri imprenditori, la MAP Consulting è in grado di soddisfare i requisiti societari ed economici previsti sia per l'iscrizione al campionato DD che per la domanda di ripescaggio in Lega Pro. Foggia allora avanti con l'attuale organigramma, almeno per ora, perché negli ultimi giorni un nuovo gruppo, rappresentato dall'avvocato Giovanni Palma, ex vicepresidente della Juve Stabia, si è detto pronto a formalizzare un'offerta da 700.000 euro supportata da un'equivalente fideiussione bancaria. Il gruppo che vuole rimanere in maniera riservata è assolutamente invece a conoscenza del sindaco, quindi la riservatezza che teniamo in mezzo stampa invece col sindaco è stata svelata. Abbiamo semplicemente dato seguito alla sua richiesta di dare un'evidenza fondi entro la data del 19, così che lui possa eventualmente valutare l'ipotesi di ingresso di un altro gruppo. Quindi in realtà parlare di un acquisto del Foggia è prematuro. Noi abbiamo solo dato supporto al sindaco con una polizza fiduciaria bancaria di 700.000 euro entro la data che lui ha richiesto.